possiamo fare il sostegno di uno Stato che non riesce a mettere in atto una politica per l'immigrazione. Il sindaco di Corigliano Calabro lo dice di fronte all'ultima emergenza, 475 profughi sbarcati a metà mattina nel porto del suo paese. E così, dall'estremo sud dell'Italia, le sue parole fanno eco a quelle del governatore della Lombardia, Roberto Maroni. Maroni forse mette anche l'accento un po' sulla questione di carattere anche un po' ideologico. Noi mettiamo da parte tutto, diciamo soltanto che le nostre carenze finanziarie, di risorse umane, non ci consentono di dare un ulteriore ausilio agli sbarchi. L'ideologia non c'entra e la sostanza non cambia. Da nord a sud aumentano i comuni che non riescono più a fronteggiare l'emergenza migranti. La maggior parte di migranti, specialmente quelli i maschi, sono affetti da scabbia e devo dire anche piuttosto datata. Vengono ovviamente al triage che potete vedere al davanti proprio della nave militare. Se io vedo qui stamattina tantissimi sanitari qui presenti, questi sanitari sono qui ma non sono nelle strutture ospedaliere nostre che hanno tantissimi problemi. Come tanti altri sindaci in queste settimane, il primo cittadino di Corigliano l'allarme lo aveva lanciato poco più di un mese fa. Qui non ce la facciamo, non possiamo accogliere più nessuno. Qualcuno deve prendere in considerazione questo nostro appello.